Adesso stiamo andando a mangiare al ristorante cinese, perché comunque ieri era il compleanno di Giulia, giustamente. E subito dopo le andremo a fare una sorpresa che lei non sa ancora nulla, speriamo le piaccia. Iniziamo ad andare a mangiare, dai. Ora siamo andati a mangiare fuori, dopo andremo da qualche parte che lei ancora non sa dove, quindi... Dove pensi che andremo? Io mi sono fatta delle supposizioni, ma non voglio rovinargli la sorpresa. Allora amici, siamo appena usciti, abbiamo mangiato tutto, combo, quasi. No, lui è quello cattivo che non ha mangiato tutto. Papà vuole adottare Ergi. Io cambio figlio. Ma scusa, come fanno poi a stare insieme, Salvo? La relazione nascosta, voi non sapete nulla. Niente, abbiamo qua quello da mandar via. Allora, diciamo che Ergi mi ha portato in un posto meraviglioso. Guardate, questo qua è il primo percorso che abbiamo fatto in questa mezz'oretta. Come si apre? Allora, devi tirarla. Qua dentro non si può entrare più perché Ergi ha rotto un coso che proteneva l'argilla. E ecco qua la creazione. Ecco, era mio figlio una volta. E poi abbiamo sciacquato il tutto con questo. Il tipo responsabile di questa roba voleva farmi uscire con un coso che era praticamente un pezzo di stoffa che mi stava tre volte e c'era soltanto davanti tipo uno slippo, capito? Senza neanche il costume di sopra. Io andavo in giro tipo Tarzan. Io pure devo mettermi il perizoma, cioè non ho capito. Qua stiamo facendo questo coso. Sono piedi, è bellissimo. Sono per i velocisti. Oh, cosa sta succedendo? C'è pure l'idromassaggio, vedi che roba, la mia non è ancora partita. È bellissima. Allora è fatta. Mantaglio. Che è successo? Oh mio Dio, sembra che... È la tempesta. Oh mio Dio. Aspetta. Non ho detto. Ora ci siamo spostati, siamo nell'aria, tutti. Oh mio Dio, che bello! Stiamo un po' qua. Poi si vedrà. Credo che questa sia la parte migliore comunque della prima stanza. Che bello. Ergi è nel bagno turco perché è stato qua, che è dove c'è la neve. Ragazzi, ho raggiunto Ergi nel bagno turco. Devo entrare nella neve. Io la farei. Come sta facendo? Bene, bene. Oh mio Dio! No, no, non ci riesco. Entra nella neve, vai. No. Fa caldo? No. Ciao Giulia. Ciao. Bruttissima. Ti sei già arresa. Allora guardate qua dove ci siamo sposati. Qua ci sono tutte le copertine. Queste sono io. Tutti i materassi sono d'acqua. Ecco, è così che voglio il letto. Con le tendine così. Andata. E questo qua è il mio fucking mondo. Una tipica caduta su questo letto. Ma si fa male. Ci sono tutti dei sassi per terra da percorrere a piedi nudi. C'è un percorso da percorrere in senso orario con dei giatti d'acqua che dovrebbero stimolare la circolazione del sangue. Oh mio Dio, no, eh. Allora, come adesso. Mai più. Mi hanno convinto a fare la sauna. Adesso ci mettiamo qua per facciamo 5 minuti. Ho preso l'accappatoio, siamo andati nella sauna. E adesso è venuta una tipa a venirci a prendere per farci massaggi. No, Giulia è gelosissima. Qualsiasi ragazza in questo momento sta guardando, avvicinatevi e vi tolgo l'aria. Allora, lui sta collassando. E adesso, dopo aver fatto un massaggio di un'ora, con io una ragazza, penso, una ragazza. Era fortissima. No, era fortissima. Era una bomba. E adesso ci hanno lasciato nella zona relax. E stiamo aspettando il punto. Ci hanno fatto il massaggio con una cosa che... con la candela. Sì, era praticamente era una specie. Almeno era tipo. Però era nella punta con la candela. Era una roba di candela strana. C'era colata addosso bollente. Adesso che aspettiamo i miei genitori, ci rilassiamo un po' e andiamo a fare vita una grotta di sale che ci libera tutte le vie respiratorie. Davvero uno dei giorni più interessanti della mia vita. Se mi conoscete da tanto sapete che è arrivato il momento di commentare con l'hashtag minuto filosofia, il mio minuto preferito. Allora guardate l'acconciatura super sobria come la mia anima. Una giornata a staccare da tutto con le persone che ti fanno sentire te stessa e che decidi tu cosa fare
ti cambia la vita. Ogni giorno dovrebbe essere così, ma purtroppo lo sappiamo tutti che non è una cosa fattibile, dato che siamo in un sistema, in una società in cui ci impone comunque ogni giorno di andare a lavorare, di andare a scuola, di andare a fare quest'altro. Ogni cosa comunque ha il suo lato positivo. Io comunque credo che questo sia il migliore della vita, di lato positivo, poter godersi comunque i piaceri della vita, farsi coccolare un giorno, andare lì e decidere tu con la tua testa: adesso vado lì, mi faccio il bagno turco, mi faccio questo, mi faccio quell'altro, torno a casa tutta bella rilassata. È davvero una sensazione che vi auguro di provare almeno una volta al mese, non proprio solo la spa, ma fidatevi che è una passeggiata fuori da casa vostra, anche ai tempi del Covid, con le giuste restrizioni, cambia davvero la giornata. Con le persone migliori possibili, perché alla fine sono quelle che fanno tutto. Se tu non ti senti veramente nella tua vera natura, ci sono persone che ci fanno sentire bene, ma in realtà non ci fanno sentire bene dentro. Una festa realmente quanto ci rende felice dentro? Cosa ci rende felice veramente? Un abbraccio? Scambiare due chiacchiere? Scavare nella parte in cui tu sei stata male e qualcuno che ti capisce che in quel momento sei stata male e che cosa hai provato? L'amore è la vera felicità, ma l'amicizia è una forma di amore. Tutto ciò che amore dà felicità, però l'amore esagerato non la dà, la toglie. Io sono stata molto impanicata con la scuola. L'anno scorso avevo la media dell'8.8. Quest'anno è stato molto difficile, è stato molto traumatizzante, perché la didattica a distanza mi ha cambiato totalmente il mondo. Non riuscivo più a seguire come prima. Se una persona è qua e me lo dice di presenza, lo memorizzo. Se invece è una persona che me lo dice al computer, cioè sono parole vane. Ho un nuovo assetto di vita. Prima mi sistemo e poi vado avanti, mi occupo di tutti i lati della mia vita. Quello è un lato della mia vita, non sono io e basta. Non è che se una persona va male a scuola non è una buona persona, però è un lato importante e davo davvero tantissimo peso a questa cosa. Quindi adesso si riparte, nuovo anno. Non voglio fare promesse perché il 2020 ormai è andato, cerchiamo di sperare nel 2021, no? Non ho parlato, non auguro a nessuno il buon 2021 quest'anno. Dato che ci sono stati così tanti eventi negativi quest'anno, cerchiamo di apprezzare le piccole cose, i piccoli gesti, le piccole parole, l'armonia che riesce a regalarci anche una frase positiva. Qua ne ho trovate tantissime perché comunque la mia vita, la mia infanzia, tutto quello che c'è di più felice e di spensierato in questo mondo è qua dentro. Warrior Smile, sorriso da guerriera, trovate su Amazon, su Feltrinelli, su IBS, nelle librerie. Buonissime vacanze di Natale, buon Natale, è davvero la festa più bella per me. Iscrivetevi, lasciate like, seguitemi su Instagram, mi raccomando perché è la cosa più importante, Giulia Salemi trattino basso real, su TikTok Giulia Salemi i, sul secondo profilo so Giulia con la matta, e in più siate felici. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could.